Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi una serie di unboxing perché sono stata a Edimburgo 3 giorni e si sono accumulati 5 pacchi, quindi ho pensato di aprirli insieme a voi ed è stato difficilissimo resistere fino adesso, quindi apriamoli. Solo uno di questi è un ordine che ho fatto effettivamente io, quindi iniziamo da quello. Apriamolo. Questo dovrebbe essere un libro che ho ordinato un mesetto fa, l'avevo preordinato e quindi... Wow, è effettivamente lui, ovvero L'ascesa dei re. Terzo volume della serie Captive Prince, non vedevo l'ora di leggerlo. Edito da Triskel Edizioni al prezzo di 12 euro e questa è un'edizione differente dai precedenti due, almeno quelli in mio possesso. Diciamo che la cosa non mi disturba particolarmente, però non capisco questa differenza di edizioni perché almeno su Amazon non era segnalato in alcun modo. Comunque, non importa, non vedo l'ora di leggerlo. Me lo aspettavo un po' più ciccione, in realtà sono 230 pagine, quindi abbastanza breve come finale. Proseguiamo con questo pacchettino che viene da Daniel Wellington. Mi hanno chiesto una nuova collaborazione per una promozione speciale che hanno questa primavera. Infatti, per ogni orologio acquistato c'è un cinturino in omaggio e siccome a breve sarà il mio compleanno, cioè non proprio breve, fra un mesetto sarà il mio compleanno, ho detto sì! È sembrata un'iniziativa molto carina e quindi mi hanno fatto scegliere un orologio, un cinturino dal loro sito. Non vedo l'ora di vederli dal vivo. Questo penso sia il cinturino, mentre l'orologio, eccolo qua. Mi piacciono un sacco i pack di Daniel Wellington. Bellissimo, guardate che meraviglia! Allora, questo è il modello più piccolo, il Petite da 28 mm. Se non sbaglio, il cinturino è il Melrose, è in metallo comunque in oro rosa, lo trovo veramente molto fine ed elegante, ha uno stile che mi piace parecchio. Il secondo cinturino invece che ho scelto è in pelle nero, si chiama Reading e ha un effetto tipo coccodrillo, veramente molto molto fine, non me l'aspettavo così sottile, fantastico, perché non ho tanti orologi così fini. Secondo me da tutti i giorni o per uscire è veramente bellissimo, non vedo l'ora di regolarlo e sfoggiarlo. Se siete curiosi, qua sotto in descrizione trovate il link al sito dove poter spulciare fra i vari orologi che hanno, vedere le offerte di questa primavera come vi accennavo poco fa. Inoltre, inserendo il codice CIBI, nel caso vogliate acquistare qualcosa, avrete il 15% di sconto. Sconto valido fino alla fine di maggio, quindi se dovete fare dei regali, direi che è l'occasione giusta. Direi di passare ora a un pacco misterioso perché non ho idea di che cosa sia. Io non ho ordinato niente. Il pacco è anche malconcio, cioè è bucato. Sembra che ci sia passato un topo. Perché? Comunque, apriamolo insieme e scopriamo che cos'è. È un libro! È un libro cicciotto! Ho capito! Ma quanto è bello! Oh mio Dio! È stupendo! Allora, entusiasmo a parte, questo è I fidanzati dell'inverno di Christelle Dabaut. Il primo fantasy di edizioni EO. Bellissimo! Allora, mi era arrivata un'email da parte di Edizioni EO in cui veniva annunciato appunto questo libro, il primo fantasy della casa editrice. Io già da lì ho detto wow, scopriamone di più! E dalla trama mi ha incuriosito parecchio. È praticamente il primo volume di 4 di questa serie che si chiama L'attraversa specchi. Questo romanzo è piaciuto tantissimo in Francia, tant'è che l'hanno paragonato alla Rowling, a Philip Pullman. È una serie che mescola steampunk, belle époque, fantasy, come vi dicevo, è ambientato in un universo con diversi archi a cui corrispondono altrettanti pianeti e la protagonista è una ragazza un po' timida e impacciata che ha la capacità di attraversare appunto gli specchi. Qua sul retro c'è scritto che è una saga perché ha amato Philip Pullman, Twilight, Hunger Games e ovviamente Harry Potter. Sono super emozionata, penso che lo leggerò subito e lo inizierò immediatamente. Non mi aspettavo che arrivasse proprio adesso, cioè l'avevo richiesto, però non me lo aspettavo subito e soprattutto non me lo aspettavo così bello, cioè. Andiamo avanti.
avanti con un fumetto che ho richiesto io alla casa editrice, è la prima volta che collaboro con loro. Questa uscita l'attendevo tantissimo, ve ne avevo parlato sia sul blog che sul canale Telegram. Nel caso non ne sapeste niente, ho un canale Telegram in cui vi tengo aggiornati su non soltanto quello che esce sul canale e sul blog, ma ogni tanto vi mando anche dei vocali in cui vi parlo, vi consiglio cose, insomma. Mi piace questa idea. E quindi niente, ero molto emozionata all'idea di poter leggere questo fumetto. Apriamolo. Che meraviglia, è bellissimo. Coco di Elena Triolo. Questo è un fumetto di Hope Edizioni a un prezzo di copertina di 18 euro, ed è la storia illustrata appunto di Coco Chanel. Faccio vedere qualche tavola. Bellissimo, veramente bellissimo. Sono sempre stata molto attratta dalla figura di Coco Chanel, e quando ho scoperto che sarebbe uscita la sua storia narrata attraverso i disegni di Elena Triolo, che è un'autrice comunque che mi piace molto, non ho saputo resistere. Tra l'altro questa storia non racconta soltanto, diciamo, le cose belle di Coco Chanel, ma parte proprio dalla sua infanzia, anche dai momenti più bui e difficili, quindi è una storia molto vera, è una storia che secondo me mi ispirerà veramente tanto. Anche questo non vedo l'ora di leggerlo immediatamente. È veramente molto molto bello, ma soprattutto d'effetto il fatto che ci sia la storia e questi disegni così grandi. Veramente molto molto bello. Siamo quasi alla fine, manca soltanto questo pacco. Dovrebbe essere anche questo di una casa editrice. Anche in questo caso è la prima volta che collaboro con loro, quindi sono doppiamente emozionata. Se è quello che penso, dovrebbero esserci anche qua dei fumetti. E che fumetti! Vediamo un po'. Sì! Oggi è tipo il giorno di Natale per me, guardate, qua si intravedono un po'. Che meraviglia! Sono due fumetti J-pop, il primo di questi è The Promised Neverland, di cui mi avete chiesto tantissime informazioni al riguardo. Questo è uno shonen che vede per protagonisti dei ragazzi che vivono insieme in un orfanotrofio. Poi succede qualcosa che sconvolgerà le loro vite. Sono veramente molto curiosa di scoprirne qualcosa di più, ovviamente vi farò sapere subito la mia opinione a riguardo. Se non sbaglio è appena uscito anche il secondo volume di questo manga, e niente, me lo aspettavo un po' più grande, piccolino e piccino. Però è bellissimo, sono veramente molto molto curiosa. Il secondo titolo che ho richiesto è un manga di cui vi avevo già accennato sulla pagina Facebook, perché mi incuriosiva veramente tantissimo. Si tratta del primo volume di Chisakobe. Questo manga è di Minetaro Mochizuki, ha un prezzo di copertina di 9,50 euro ed è il primo volume di 4. Non vedo davvero l'ora di leggere questo seinen, che tra l'altro è stato premiato l'anno scorso in Francia. Parla tanto di rinascita. Il protagonista ha perso la famiglia, ha perso la ditta, si ritrova in un momento in cui non ha niente, e quindi deve affrontare questa nuova sfida, e lo fa includendo anche altre persone che non hanno più niente. Quindi parla di gentilezza e rispetto verso gli altri, la trovo una cosa veramente molto bella. Sono super emozionata di quello che è arrivato oggi, perché erano tutte cose che attendevo tantissimo e non vedo l'ora di leggerli, ovviamente vi farò sapere. Voi invece fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa vi ispira di più, di che cosa vorreste sentir parlare prima, insomma tutte le vostre impressioni al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!